Siamo con mister Fabio Gallo, mister allenatore del Como. Oggi però sei qua nella veste di docente perché sei a formare gli allenatori dell'Ospedaletti. Sì, intanto ringrazio José che mi ha invitato e mi sta facendo passare di nuovo una giornata al mare dopo tanto tempo, dopo l'esperienza di La Spezia. Sì, sono venuto qui, io non devo formare nessuno, io sono venuto a spiegare, a raccontare con il mio preparatore Massimiliano Botto quella che è la mia metodologia di lavoro, che è frutto di esperienze fatte nel settore giovanile prima di Atalanta e Spezia e poi con la prima squadra adesso a Como. Ho mantenuto la stessa tipologia di lavoro che è improntato tutto sul lavoro con la palla e quindi secondo me ci sono tanti spunti per un calcio che deve andare verso quella direzione a mio avviso. E una domanda che mi sta a cuore perché ultimamente con Riviera 24 Sport stiamo anche cercando di far vedere l'aspetto psicologico del calciatore. E nell'ultimo tempo appunto si è data più importanza anche all'aspetto psicologico. E lei mister, con questa grande esperienza che ha, come affronta questo aspetto con i suoi giocatori? La mia esperienza da calciatore mi sono reso conto che non bastava, perché l'allenatore è un altro mestiere. E allora ho deciso di formarmi facendo dei corsi di comunicazione, di PNL, di strutturazione del cervello, perché ritengo che la comunicazione verso i ragazzi e anche verso gli adulti, quindi professionisti, è fondamentale per riuscire a creare un feeling con i tuoi giocatori in modo tale da poter riuscire a prendere il meglio che ogni atleta ha. Grazie mister, e anche un saluto agli amici di Riviera 24 Sport se ce lo può fare. Assolutamente, un grande saluto agli amici di Riviera Sport e spero di rivedervi presto, magari con un altro stage qui in Liguria che con questo sole è sempre meraviglioso. Ok, grazie mister. Grazie. A voi.